Non farò in questa prima fase né una prolusione sul lavoro di Friedman e De Cavelli, e tantomeno ringraziamenti, ma per prima cosa volevo passare la parola, dopo avervi salutato, al sindaco di Loreto Aprutino, che dirà due parole su questo, non tanto su questo meraviglioso lavoro, lo dico da sola, che è il più grande lavoro di Friedman, come dice Lorenzo Benedetti, che di Friedman e De Cavelli al mondo, e quanto tu credo l'orgoglio di poter ospitare ed avere qui per sempre questo lavoro. Grazie comunque di essere tutti qui. Vi abbiamo fatto trovare una bella giornata. Allora, buongiorno a tutti, so che molte persone non siete di Loreto, quindi benvenuti a Loreto. Ecco, già la direttrice ha detto che è una bella giornata, sicuramente è una giornata diversa dove noi le persone interagiamo col territorio. Io personalmente con la mia amministrazione mi sto impegnando molto a far parlare il territorio, perché poi è il territorio che ci dà i prodotti che sono eccellenze, diciamo, enogastronomiche. Loreto, con tutta la zona vestina, è un territorio ricco anche di tesori artistici, sia riguardando i beni ecclesiastici, ma anche i palazzi o comunque opere d'arte. Quindi ecco, oggi ringrazio la Fondazione Aria con il professor Pieroni, che di fatto è il padrone di casa vero, ecco, che ha tenuto e ha fatto un bel regalo a Loreto, al territorio di Loreto, ma credo che se vogliamo essere un po' più meno provinciali, dobbiamo cominciare a parlare di territorio abruzzese. Ecco, l'Abruzzo è un territorio che tanto lo sappiamo, la regione verde, la regione che è, però poi di fatto ci adoperiamo poco. Probabilmente, ecco, se le persone che poi sono le risorse delle iniziative del produrre qualcosa si muovono, bisogna stare vicino, bisogna ringraziarle, e questo credo, l'iniziativa di oggi, che sarà, da come so, un'installazione permanente, sarà una voce ulteriore per cui parla del nostro territorio. Quindi è un bel regalo, grazie a tutti e sono sicuro che sarà una bella giornata. Allora, l'essenza di questo lavoro non sta tanto in quello che vedete, ma nel concetto. Il concetto che è scritto qui, è stato scritto da Friedman qualche giorno fa su un post-it, è che No Man's Land è qualcosa che appartiene a tutti. È un'operazione concettuale che sembra appunto un po' cozzare con quello che vedete, ma l'idea è quella di trasformare una proprietà privata in un beneficio pubblico e quindi diventerà un modello di questo. Questa era una proprietà privata e sta per diventare un beneficio per tutti, quindi è una cosa che addirittura appunto sarà poi come si può dire, diventerà poi appunto una fondazione con il nome di No Man's Land che tenterà di farne un modello esportabile in altri luoghi. Proveremo a fare operazioni simili, appunto di dismettere proprietà per farli diventare appunto beni pubblici in luoghi forse molto più difficili di questo, e stiamo lavorando a questo. Io penso che comunque questo sia un luogo da percorrere. Ringrazio tutti quelli che hanno permesso che questa cosa accadesse, sono tanti e quindi non li enumero nemmeno. Il presidente della provincia vuole parlare. Il presidente della provincia vuole dire una parola. Grazie intanto alla Fondazione, ma ancora prima all'illuminato proprietario che ha reso utile questo ambito così particolare di Loreto Aprutino, come diceva, diciamo, il sindaco. Ma il sindaco ha voluto significare che si parla di Abruzzo e non di una porzione dell'Abruzzo, di questo siamo consapevoli.
convinti, ma la cosa a cui volevo, diciamo, fare riferimento è che, come sempre accade, solo l'arte, solo l'approfondimento artistico, soprattutto la visione della cultura artistica, aiuta gli uomini a essere migliori. Qui abbiamo di fronte qualcosa che può apparire molto naturale, molto semplice, ma che significa tantissimo in termini di proiezione alta del pensiero dell'individuo, perché parliamo di un artista che con delle pietre semplici consente di ragionare in grande, soprattutto in un'area che paradossalmente sembra essere un'area scontata, ma non lo è. Siamo in un ambito, appunto, di territorio di Loreto Aprutino, che fino a prima dell'idea del proprietario e ancora dopo di chi ha applicato alcune valutazioni come quelle che stiamo oggi osservando, poteva sembrare un terreno, diciamo, simile a tanti altri. Invece qui diventa un terreno simbolicamente importante, ma un terreno che tornerà a essere utile a tutti, quindi a consentire anche lo spazio, diciamo, il pensiero di ciascuno, proiettandolo verso riflessioni positive che riguarda ciascuno di noi, ma che ci fa comprendere che da cose semplici possono nascere cose, appunto, strategiche per la vita di ciascuno di noi. Credo che dobbiamo dire grazie a chi se ne è occupato soprattutto per questo, perché il quotidiano a volte non ci aiuta a riflettere nella semplicità invece che ci dovrebbe contraddistinguere. Quindi veramente grazie a chi ha fatto tutto questo, e grazie anche al Comune che crede in questo tipo di progetto, perché non tutti gli amministratori hanno la sensibilità che invece qui oggi si riesce a individuare, perché ogni presidente di provincia, ogni presidente di regione, ma anche ministri vari che vanno in giro per il mondo, non tutti hanno la vocazione che invece è necessaria, che è quella che qui invece si evince e si apprezza. Quindi grazie a chi se ne è occupato seriamente. Sono tantissime le persone che hanno già dato il loro apporto affinché questa cosa che state vedendo, appunto, fosse realizzata. E ci sono persone del luogo, artisti, ragazzi delle accademie, anche dei ragazzi delle scuole, oltre ovviamente alla Fondazione Aria, all'Associazione Zerinzia, a me e primi fra tutti, appunto, a Friedman e De Cavalli. E adesso io vi invito comunque a camminare in questo luogo, anche a scendere, a vedere il lavoro sensazionale, appunto, che si lega a questo e che dista soltanto pochi metri in discesa.